Ciao ragazze, allora, in realtà dovrei dire ciao ragazze e ciao ragazzi, perché nell'ultimo video, il Draw My Life, ho constatato che a seguirmi non siete solo ragazze ma anche ragazzi. E a proposito dell'ultimo video, volevo ringraziarvi perché siete stati tutti carinissimi, mi avete riempito il cuore con i vostri commenti. Un bacio, un abbraccio grandissimo, grazie, grazie, grazie. E oggi torno con un altro video, anche questa volta ispirato alle celebrities. E come avete potuto notare già dal video precedente, è un video in italiano, anche se avevo detto che i video delle celebrities sarebbero stati video in inglese. Questo perché mi sono resa conto che in realtà sarebbe stato un po' confusionario parlare in due lingue nello stesso canale, per cui se mai volessi continuare a fare tutorial in inglese, ho pensato che l'idea migliore sarebbe quella di aprire completamente un altro canale dedicato solo alla lingua inglese. Quindi per ora mantengo la mia rotta italiana e continuerò a fare il venerdì video sulle celebrity, spero in italiano. Allora, trucco ispirato quindi a Monica Bellucci questa volta, un trucco molto appariscente, se non altro per le labbra rosse e per le ciglia finte, però di per sé è un trucco molto semplice da realizzare. Ho usato anche questa volta la Naked perché, non lo so, ultimamente l'ho un po' riscoperta e niente, spero che il trucco vi piaccia. Ah, sulle unghie spesso mi chiedete che smalto indosso. Ragazzi, ultimamente io sto perdendo la testa per la collezione Jelly di Barry M. Questo è rosa, l'altra volta avevo il nude sempre della stessa linea. Ho comprato anche un verde Tiffany meraviglioso che vedrete sicuramente nei prossimi tutorial. E comunque vi lascio il nome dello smalto nel box informazioni perché al momento non me lo ricordo. E niente ragazze, spero che il trucco vi piaccia. Noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà lunedì. Se vi piace questo makeup tutorial, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Un bacio, ciao. Allora, inizio applicando su tutta la palpebra mobile, anche un po' sotto l'occhio, il primer. Questa volta però non uso il primer della Stila, bensì uso questo della Too Faced, che è l'Insurance Eyeshadow. No, lo Shadow Insurance. Potevo mai azzeccarlo? No. Ne prendo poco poco, lo applico su tutta la palpebra mobile. A questo punto prendo la Naked, sì, ultimamente mi sto riappassionando alla Naked perché l'avevo lasciata un po' da parte durante il periodo invernale, in realtà non so perché, e adesso la sto riscoprendo, per cui me la vedrete spesso. E dalla Naked, questa ovviamente è la 1, prendo Book. O Buck, ragazzi, non so come si pronuncia, se lo sapete scrivetemelo, scrivete nei commenti. Ok, prendo questo colore e uso un pennello abbastanza ampio e applico questo colore su tutta la palpebra mobile. Adesso, sempre dalla Naked, prendo Creep, che è un color cemento grigio molto molto scuro, non è nero, è un grigio molto molto scuro, un po' brillantinato. Lo prendo con un pennello a punta e lo applico nella piega. Un po' anche nell'angolo esterno. A questo punto prendo il mio pennello da sfumatura e sfumo un po' i contorni. A differenza dei miei soliti trucchi, questo trucco non sarà allungato, ma sarà comunque molto contenuto all'interno dell'occhio, per cui non lo porto verso l'esterno. Poi prendo un altro pennello da sfumatura e vado a sfumare un po' meglio i contorni, quindi vado a sfumare ulteriormente. Ok, a questo punto, sempre dalla Naked, vado a prendere uno dei colori più chiari. E io prendo Virgin, proprio più chiaro, con un pennello pulito, e lo applico un po' sotto l'arcata sopraccigliare. Un pochino anche all'interno dell'occhio. Così.
Riprendo il mio pennello a punta, riprendo anche i clip e lo vado ad applicare sotto l'occhio. Adesso vado a prendere l'eyeliner, questo è sempre quello di Astra e sto aspettando questi consumi, perciò mi vedete usare sempre questo. Vado ad applicarlo rimanendo sempre molto contenuto all'interno dell'occhio, quindi senza fare una coda troppo verso l'infuori. Ok, fatto. Quindi vedete, comunque abbiamo applicato un eyeliner non troppo esteso, ma contenuto all'interno dell'occhio, ma un po' più doppio. Nella rima interna applico, nella rima interna inferiore applico un po' di matita bianca. E adesso viene il pezzo forte, ovvero le ciglia finte. Io vado ad applicare queste della Masca, che sono le... dico il numero? No, non penso che ve lo dirò, perché non c'è scritto. Comunque, ve le faccio vedere. Faccio prima. Sono così. E vedete, sono un unico pezzo lunghissimo che bisogna andare a tagliare con le forbicine. Si vede? Penso di sì. Vado, ne prendo un pezzo. Ed applico quindi il mascara. Via sulle ciglia superiori. Tutte quelle inferiori. Lo sapete meglio di me, concludo applicando un po' di correttore. Adesso passo al resto del viso, uso sempre la mia palette della Benai, vado a fare prima un po' di contouring con un colore da contouring, questo, e poi vado a fare un po' di vado ad applicare un po' di blush e applico un colore abbastanza chiaro. Passo al blush e applico un po' di questo qui. E lo mischio anche un po' insieme a questo, così abbiamo un bel effetto aranciato, quindi mischio questi due insieme. Vado a fare anche un po' di highlighter e uso questo highlighter in polvere della MAC, in polvere della MAC, questo è Silver, no, questo è Iridescent, no, si chiama Iridescent Powder, no ragazzi, io a trovare non mi faccio pena, Silver Dusk è possibile? Trovate tutto nel box informazioni comunque, faccio proprio pena a trovare i nomi. E vado ad applicarlo sopra il blush. Il ponte del naso, un po' sulla punta, il mento. E adesso arriviamo al pezzo forte, cioè le labbra. Per me Monica Bellucci equivale a labbra rosse, per cui andrò ad applicare un rossetto rosso della MAC, questo è il Russian Red, che è un rosso fantastico dal sottotono bluastro, quindi non aranciato. Adesso applico prima una matita rossa nel contorno. A questo punto ho disegnato il contorno, vado ad applicare il rossetto. Ok ragazze, il trucco ispirato a Monica Bellucci è concluso, spero vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete, mettete mi piace, noi ci vediamo lunedì per un altro video, un bacio enorme, ciao!